Ciao a tutti e benvenuti nel canale Le Creazioni di Anna. Nel video di oggi vediamo insieme come realizzare la maglia che avete visto nell'anteprima del video. Per questo progetto occorre una lana e un uncinetto adatto al filato. Nel mio caso utilizzerò l'uncinetto 3,5. Io mi sono avviata già il primo pannello, giusto per farvi vedere come verrà lavorato il progetto. Dopo, nel corso del tutorial, vediamo appunto come lavorare il secondo pannello. È un lavoro semplicissimo che parte dal polso, quindi noi in pratica prenderemo la circonferenza del polso, che nel mio caso è di 16 cm. Questi 16 cm corrispondono a 38 catenelle nel mio caso. Ho avviato 6 giri di punto elastico, perché questo appunto sarà il polsino. Man mano lavoreremo un giro di aumenti e un giro di assestamento, perché questo pannello comprenderà la lavorazione del polso, della manica, un quarto anteriore e un quarto posteriore. Il mio pannello è lungo di 65 cm, questi 65 cm corrispondono a 62 giri. Il mio pannello è largo 106 cm, alto 65 cm e il polso di 16 cm. Una volta terminato il primo pannello, avvieremo il secondo pannello nello stesso modo, quindi noi lavoreremo due pannelli. Il lavoro prenderà questa forma. Una volta terminati i due pannelli, praticamente noi andremo a piegare il lavoro in questo modo. Vedete? E lavoreremo il secondo pannello, quindi questo sarà il davanti della nostra maglia e questo sarà il braccio. Quindi noi lavoreremo il secondo pannello. Una volta lavorato il secondo pannello, poi vediamo come assemblare il nostro lavoro. Per questo progetto non abbiamo bisogno di nessun multiplo. L'unica cosa da avviare è un numero di catenelle che corrispondono alla circonferenza del nostro polso. Nel mio caso ho avviato 38 catenelle che corrispondono a 16 cm. Avviate le 38 catenelle, aggiungo 3, 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e lavoro un punto alto, punto successivo, un punto alto, punto successivo, un punto alto. Quindi lavoro per tutta la riga dei semplici punti alti. Al termine della riga, nel mio caso, mi ritrovo con 38 punti alti. Procedo in questo modo e poi ci rivediamo. Terminato il primo giro a punto alto, lavoriamo gli altri 5 di elastico, quindi una catenella, giro il lavoro, il primo punto lo lavoro punto alto, filo sull'uncinetto, lavoro il punto a rilievo sul davanti, filo sull'uncinetto, punto a rilievo dal retro, uno sul davanti e uno nel retro, così per tutta la riga, uno sul davanti e uno nel retro, uno sul davanti, filo sull'uncinetto, uno nel retro. Procedo in questo modo fino al termine della riga. Terminato il giro, una catenella, giro il lavoro, il primo punto lo lavoro normale e procedo lavorando i punti come si presentano. In questo il primo punto ci ritroviamo il punto alto a rilievo sul davanti e quindi lavoriamo il punto alto sul rilievo, a rilievo davanti. Nel punto successivo sarà nel retro e lo lavoriamo retro, uno sul davanti e uno nel retro, questo per 6 volte, per 6 giri, quindi in totale lavoreremo 6 giri di punto elastico. Procedo in questo modo, lavorando 6 giri a punto elastico, e poi ci rivediamo. Allora, una volta terminati i 6 giri di elastico, procediamo con la lavorazione del pannello. Ora, da questo giro in poi alterneremo un giro di punto, un giro di aumento e un giro di assestamento. Nel mio caso, all'inizio del lavoro ho preferito lavorare alcuni giri, sono 1, 2, 3 giri di punto traforato, per avere questa particolarità sul braccio. Essendo che il lavoro verrà piegato così, in questo modo, ho alcuni giri con un po' di punto traforato. Ma possiamo lavorare il lavoro tutto a punto alto, e quindi alterniamo un giro di punto alto e un giro di aumento e un giro di assestamento. Iniziamo la lavorazione con gli aumenti e vediamo come lavorare gli aumenti. Allora, inizio la lavorazione con una catenella, giro il lavoro, nel primo punto vado a lavorare 2 punti alti, quindi 1 e 2. Nel punto successivo lavoro un punto alto, nel punto successivo lavoro l'aumento. Ora, tutte le altre maglie lavoreremo punto su punto finché non arriviamo negli ultimi 3 punti, dove lì lavoreremo di nuovo l'aumento. Quindi lavoro punto alto sopra ad ogni punto alto, terminata la riga mi ritrovo gli ultimi 3 punti, quindi nel primo punto vado a lavorare l'aumento, quindi lavoro 2 punti alti nello stesso foro, nel punto successivo lavoro uno singolo e nell'ultimo punto vado a lavorare di nuovo l'aumento, 1 e 2. In questo modo terminiamo il primo giro. Ora il prossimo giro sarà il giro di assestamento, quindi semplicemente, se non volete avere questa lavorazione leggermente traforata come l'ho fatta io, quindi semplicemente andate a lavorare punto su punto senza fare nessun aumento. Se invece volete avere questo giro un po' traforato, lavorate in questo modo: una catenella, giro il lavoro, nel primo punto vado a lavorare un punto alto, nel punto successivo lavoro il secondo punto alto, nel punto successivo lavoro il terzo punto alto, lavoro una catenella di separazione, salto un punto di base, nel punto successivo un punto alto, punto successivo il secondo punto alto, punto successivo il terzo punto alto, una catenella, salto un punto di base, e nelle prossime 3 maglie lavoro i 3 punti, quindi 1, 2 e 3, una catenella, salto un punto di base, nei prossimi 3 punti lavoro i 3 punti, 2 e 3, di nuovo una catenella, salto un punto di base, nei prossimi 3 punti lavoro i 3 punti, una catenella, salto un punto, nei prossimi 3 punti lavoro i 3 punti. Questo per tutta la riga: una catenella, salto un punto e nei prossimi 3 punti lavoro i 3 punti alti. Termino la riga in questo modo. Terminata la riga, termino la riga con gli ultimi 2 punti alti, una catenella, giro il lavoro Il prossimo giro sarà quello là di aumento, quindi nel primo punto lavoro l'aumento, lavoro il primo punto alto 1 e 2, il secondo lavoro un punto alto, nel prossimo mi ritrovo la catenella e lì vado a lavorare 2 punti alti. Quindi noi in questo giro riprendiamo le maglie nella catenella saltata, però nello stesso tempo lavoriamo l'aumento ad inizio e fine giro. Fatto ciò procedo lavorando punto su punto finché poi non mi ritrovo nelle ultime 3 maglie al termine del giro, dove lì lavorerò l'aumento. Quindi lavoro sulle 3 maglie alte i 3 punti alti, e dove abbiamo lavorato una catenella entro al di sotto della catenella e lavoro il punto alto. In questo modo riprendiamo la maglia saltata. Termino il giro in questo modo e ci vediamo poi al termine del giro per fare l'aumento. Mi ritrovo a termine del giro con le ultime 3 maglie, quindi nel primo punto lavoro 2 maglie alte, quindi lavoro l'aumento, nel punto successivo lavoro uno singolo e nell'ultimo punto vado a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. E così terminiamo il giro. Ora il prossimo giro sarà quello di assestamento, quindi lavoreremo punto alto sopra ad ogni punto alto senza lavorare nessun aumento. E il prossimo ancora sarà quello dell'aumento. Vedete, io ho lavorato, ci ritroviamo 1, 2 in questo punto dove abbiamo lavorato l'aumento. Il prossimo sarà di assestamento senza lavorare nessun aumento. Il prossimo ancora sarà quello con l'aumento. E poi il prossimo ancora sono andata a lavorare di nuovo il giro di punto traforato. Il giro di punto traforato ve lo ritroverete nel giro dove non lavoriamo gli aumenti, ok? Poi il giro successivo sarà quello dell'aumento e dobbiamo procedere in questo modo. Io ho lavorato solo 1, 2, 3 giri di punto traforato, il resto della lavorazione è tutto a punto alto. Poi ho lavorato un giro qui a metà lavoro, ma questo va sempre poi a vostro gusto. Quindi dobbiamo procedere in questo modo, alternando questi 2 giri per tutta la lavorazione finché non arriviamo alla lunghezza desiderata del pannello. Che vi ripeto, nel mio caso la lunghezza del pannello è di 65 cm che corrispondono a 62 giri e quindi procediamo in questo modo lavorando questo secondo pannello. Io nel mio caso il primo già l'ho lavorato, quindi vado a lavorare il secondo e poi ci vediamo per vedere come dobbiamo assemblare la maglia per poi procedere poi con la lavorazione riguardo al busto che verrà effettuata in tondo. Quindi procedo in questo modo, poi ci rivediamo dopo quando ho terminato questo secondo pannello. Terminati i 2 pannelli, posizioneremo i 2 pannelli in questo modo, quindi il primo rivolto in questo modo, il secondo appoggiato sul primo in questo modo. E questo sarà la base della nostra maglia. Ora, prima di andare a cucire le maniche, dobbiamo calcolarci la circonferenza del busto. Nel mio caso è di 86 cm diviso 2, 43 cm. Quindi mi calcolo qui al centro 43 cm. Vado a mettere il marker da una parte e il marker dall'altra. Per i 43 cm riguardo la lunghezza della maglia e poi con l'uncinetto o con l'ago vado a cucire le maniche fino ad arrivare ai polsini. Sono andata ad inserire i marcapunti, quindi mi sono lasciata 43 cm qui al centro 15 cm da questa parte e 15 cm da quest'altra parte. Ora semplicemente con l'ago o con l'uncinetto, mettendo il lavoro dalla parte del rovescio, andiamo a cucire le braccia, quindi andremo ad unire i due pannelli con l'ago o con l'uncinetto. Io penso che farò questa operazione con l'uncinetto a punto basso, prendendo solo le due asoline esterne. Quindi vado a cucire questo lato e l'altro lato riguardo al braccio, e poi ci rivediamo per andare a lavorare il corpo della maglia. Allora, sono andata a cucire le braccia, alla fine ho fatto tutto con l'ago, prendendo solo le asoline esterne. Poi sono andata a mettere il lavoro sulla parte del diritto e questo è il risultato. Ora andremo a lavorare in tondo per la lunghezza della nostra maglia. Io cosa ho fatto? Con un marcapunti sono andata a collegarmi i due pannelli, vedete? Questo l'ho fatto sul davanti, sul retro, anche da quest'altra parte, perché man mano che andremo a lavorare uniamo questi due pannelli sul sopra, i due pannelli sul sotto e così anche da quest'altra parte. Vediamo come procedere. Allora, inizio la lavorazione dal punto dopo la chiusura riguardo al braccio. Entro nel primo punto e vado a lavorare il primo giro tutto a punto alto. Quindi riprendo le maglie e lavoro tutto a punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto. Filo sull'uncinetto, punto successivo, punto alto. Mi ritrovo nel punto dove sono andata ad inserire il marcapunti. Tolgo il marcapunti e vado a lavorare un punto alto, prendendo il pannello sul davanti e il pannello nel retro, dove appunto stiamo lavorando le maglie, per unire il pannello. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo punto, esco dal retro del pannello e lavoro un punto alto. In questo modo unisco i due pannelli. Ora semplicemente lavoro punto su punto, prendendo sempre i due pannelli. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo pannello, nel pannello retro, e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, primo pannello, il pannello retro, lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, il primo pannello, il pannello retro, lavoro un punto alto. Procediamo in questo modo finché non ci ritroviamo nell'altro marcapunti, dove appunto andremo ad unire a collegare di nuovo il pannello sul davanti con il pannello retro. Quindi procediamo in questo modo, lavorando a punto alto, e poi ci rivediamo. Mi ritrovo di nuovo nel secondo marcapunti, quindi lavoro di nuovo un punto per collegare i due pannelli, ok, lavoro il punto per collegare i due pannelli. Mi ritrovo qui nella zona dove poi sono andata ad unire a cucire per le braccia, e quindi qua poi lavoro solo le maglie come si presentano. Finché non arriviamo all'altro marcapunti. Ho girato il lavoro, procedo da quest'altra parte, lavorando sempre tutte maglie alte, finché non arriviamo nel prossimo marcapunti, dove appunto inizieremo a lavorare le maglie alte su due pannelli. Quindi procedo lavorando punto alto sopra ad ogni punto alto, in questo modo, finché non arrivo al marcapunti. Ok, mi ritrovo nel terzo marcapunti, quindi faccio in questo modo, quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo punto, entro nel retro, blocco con un punto e procedo la lavorazione punto alto sopra ad ogni punto, lavorando i due pannelli. In questo modo uniamo i due pannelli finché non arriviamo nel prossimo marcapunti. Quindi procedo lavorando in questo modo e poi ci rivediamo. Prendo un punto sul primo pannello, un punto nel retro e procedo. Punto sul primo pannello, uno sul retro e lavoro il punto alto. Procedo in questo modo finché non arrivo nell'ultimo marcapunti. Ora mi ritrovo nell'ultimo marcapunti e là, come sempre, lavoro un punto sul davanti, uno nel retro, per bloccare i due pannelli. Ok, terminato ciò, termino le ultime maglie e mi chiudo con una maglia bassissima. Ok, allora, terminato il giro e lavorato una maglia bassissima, non ci resta altro che lavorare maglia alta sopra ad ogni maglia alta finché non arriviamo alla lunghezza desiderata della nostra maglia. Io non so quanti giri andrò a fare, poi dopo poi vi dirò quanti giri e a quanti centimetri corrispondono, scusatemi. E quindi semplicemente procediamo lavorando punto alto sopra ad ogni punto alto. L'unica cosa che farò è quella di, invece di prendere tutto il punto, lavorerò in costa, quindi punto alto in costa, filo sull'uncinetto, lavoro solo la sola esterna, filo sull'uncinetto, solo la sola esterna, filo sull'uncinetto, solo la sola esterna. E procediamo in questo modo per tutte le maglie disponibili sul nostro lavoro. Terminato il giro, chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima e procediamo il prossimo lavorando punto alto in costa. Ecco qui, punto su punto, per tutta la lunghezza desiderata della maglia. Termino e poi ci rivediamo. Ho terminato il mio lavoro e in totale ho lavorato 15 giri che corrispondono a 16 centimetri. In tutto per questo progetto occorrono 450 grammi di filato e questo è il risultato finale. Io spero che questo video tutorial vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina e a lasciarmi un like. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video tutorial. Ciao!